parlare mi riesce fuori, mi garba più fare fotografie. Un giornale arrotolato, Naturart, però sono con il direttore artistico di Naturart. Sì, buonasera, stasera appunto abbiamo fatto la presentazione del numero 13 di Naturart con una, come sempre, ben riuscita e con più di 200 persone che sono venuti a vedere questa nuova scoperta che poi una scoperta non è, ma insomma un riaprire un'eccellenza di Pistoia come la chiesa di San Pier Maggiore. Naturarte comunque non è solo scoperta di eccellenze nascoste, ma è anche valorizzazione di eccellenze molto più visive e aperte a tutti, come per esempio la montagna pistoiese, ecco, con le sue bellezze e la sua natura. Siamo stati a Pescia, anche qui alla Biblioteca Capitolare, con questo un altro gioiello, anche questo nascosto, o le bellezze esportate in tutto il mondo dagli artisti della scuola pistoiese e della pop art. Se volete saperne di più, comunque sul sito internet www.naturartpistoia.it potete sfogliare la rivista virtualmente e leggervi i vostri articoli, dando anche un mi piace sul profilo Facebook. Vi ringrazio. Ecco, a me interessa però entrare in qualche altro piccolo dettaglio del successo di questa rivista, perché è una rivista che nasce in una piccola città, Pistoia, con neanche 100.000 abitanti. Siamo già arrivati al quarto anno di pubblicazione di questa rivista, con dei numeri impressionanti, perché leggevo 10.000 copie stampate distribuite in 45 paesi. Sì. C'è un'operazione di marketing, al di là dei contenuti, che però è veramente globale. Sì, la forza di questa rivista è proprio questa, perché nasce all'interno di un'azienda vivaistica, leader nel settore a livello europeo, che ha nei suoi clienti sparsi in tutta più Europa una forza e un potere che può avere anche non solo per il mondo vivaistico e quindi per la vendita delle piante, ma anche per il territorio stesso di Pistoia, perché queste persone ciclicamente vengano sul territorio di Pistoia e quindi possano apprezzare non solo l'eccellenza che è il vivaismo, ma anche tutte le altre eccellenze del territorio, come l'arte e la cultura, ma la gastronomia e tante altre bellezze che può dare il territorio. Ecco, dietro questo successo c'è la Giorgio Desi Group. Sì. Noi siamo in un periodo del 2014 nella quale l'Italia, l'economia cerca un rilancio. Ecco, sono iniziative come queste dove vi viene fatto squadra, perché siete riusciti anche a aggregare una serie di sponsor e a portare un messaggio, la vostra eccellenza in tutta Europa, non presentando il vostro prodotto, perché qui in realtà di giardinaggio, di piante se ne parla pochissimo, ma si parla di Pistoia e d'Italia. Sì, si parla del vivaismo come una delle eccellenze del territorio, non solo ecco, un house organ del gruppo. Quindi serve mandare un messaggio, ma io credo che sia generico, insomma, ecco, per crescere, per valorizzare un'Italia con tante bellezze, è quello di creare delle squadre e muoversi in maniera congiunta su nuovi mercati che poi possano dare quella alla crescita anche del paese. Ecco, siete già al lavoro per il numero che uscirà fra 3 mesi? Sì, sì, abbiamo già in caldo articoli molto interessanti con fotografie già realizzate, perché noi non ci fermiamo mai, insomma è un continuo lavorare su Naturart. Ecco, poi lo andiamo a sfogliare, però è un giornale che è bilingue anche in inglese, proprio per questo taglio internazionale che dicevamo. Sì, assolutamente. È fondamentale, ecco, questa apertura, anzi stiamo pensando di ampliare le lingue della rivista al francese e al tedesco, perché i nostri clienti ce lo richiedono in maniera sempre più pressante. Perfetto, allora io mi rubo questa copia perché non mi è ancora toccata. Ti Grazie. Ringrazio, ciao. Ciao e a presto. A presto, ciao.